Bonjour ragazzi, mi sono letteralmente appena svegliata, quindi scusatemi la faccia veramente stravolta. Gatti sono qui, buongiorno, ciao amore mio, ciao, ciao chiacchierone. Ma sì, ma anch'io ti voglio tanto bene, amore mio, io ti amo, sei tutto bianco un poco arancione tu. Sì, lo so, lo so. Dove sono gli altri gattoni? Gatta Stellina, buongiorno, ciao, gatta Stellina bellissima, ciao, e gatto Max sta come al solito su questo suo posticino preferito, ciao, ciao, qui ci sono i suoi giochi, ciao, buongiorno gatto Max, buongiorno gatto Max, gatto Max. E qui? Chi c'è qui? C'è gatta Betta. Ciao piccola. Oh, stiracchiamenti. Ciao. Ma ciao. Ciao piccola. Ciao piccola. Piccola gattina. Gatta Betta. Tu sei tutta bianca un po' a macchie come una mucca. Vabbè ragazzi, adesso mi metterò subito a lavorare al computer perché devo finire un montaggio quanto prima. E ultimamente ho, vi dicevo, un sacco di sponsorizzazioni nei video. E ovviamente sono contenta, anche se cerco sempre di non farne più di un tot. Ma è sempre un po' complicato perché quando ovviamente hai una sponsorizzazione in un video, poi fai vedere il video al brand, al marchio, eccetera eccetera. Quindi prima di mandare online il video ci sono diversi passaggi che solitamente nei miei video soliti, normali, non faccio. E quindi non so se riuscirò nemmeno oggi a caricare un video e domani, perché devo prima mettermi in contatto con il marchio e i tempi sono super 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 lunghi, quindi mi dispiace se ogni tanto salto dei video per colpa di questo, ma comunque il video ce l'ho, però non posso mandarlo online, quindi vabbè, spero oggi di riuscire a mandare online un video, perché anche ieri non ho potuto, nonostante io già, cioè, ce l'avessi pronto, quindi è un po' complicata sta cosa, ma quando ho tante sponsorizzazioni spesso purtroppo mi capita, perché non riesco a preparare un altro video alternativo da caricare, perché ci metto tutta la giornata, quindi è un po' complicato. Vabbè, comunque, adesso intanto mi metto al montaggio, perché ieri ho filmato una night routine e spero di poterla mandare online domani, però per poterla mandare online domani devo assolutamente finire il montaggio prima possibile. Ok, sono al montaggio e nel frattempo per colazione un bel biscotto, o forse anche tutti e due, quelli di Halloween. Ragazzi, hanno la crema al latte e sono strabuoni. Erika ha preso da mangiare per i gatti, notare, allora solo trota, solo cinghiale, agnello, perché è Max quello dai gusti difficili, come ben sapete. Sì, anch'io. Io sono un gatto aristocratico. Sì, sì, nobile. Nobile. Poi 100% sardine, vitello, anatra, pesce spada, ragazzi, manco noi lo mangiamo pesce spada, coniglio, cavallo, Max. Max, se questi non li mangi, veramente. Il baronetto Max. E poi? Dai, gourmet diamante. Fiocchi di tonno. Cioè. Tacchino, pollo, manzo. Guarda quanto. Falde di polpa di tonno. Ma gatto Max. Tenerelli di gatto Max. Wow. Dopo vediamo se li mangia. Tenerelli di pollo. Falde di pollo, quella roba là. Penso che sia molto interessato gatto Max. Questi qua sono per. Spero che mangi. Tonno e gamberetti, petto di pollo, tonno dell'Atlantico. Tonno e gamberetti, tonno dell'Atlantico. Max, dopo facciamo la prova, Perché stamattina gli ho dato una scatoletta e Max letteralmente è andato, ha annusato e se n'è andato schifato, cioè manca una leccata, quindi per farvi capire. Difficile da soddisfare. Un po' schizzinoso come me, dai, anzi di più di me. Finito il montaggio, ci ho messo 3 ore, quindi pensavo fosse veloce, invece no. E tra 15 minuti ho una conference call con Google. Quindi
Ci vediamo tra un po'. Ok, finita anche la conference call, mi sono vestita, ho messo questo abito che in realtà è una camicia molto molto lunga che ho preso da Pretty Little Thing, l'ho preso. Stavolta vi ho stupito, non è da Asos, ma da Pretty Little Thing. E mi piace perché è anche parecchio lungo, perché di solito tutti gli abiti, vabbè fa un po' questa piega, ma tutti gli abiti che sono tipo maglioni, oversize, eccetera, mi stanno troppo corti per poterli usare come gonna, ma questo invece è fattibile e sono contenta. Adesso invece vado a scegliere i gioielli per questo outfit e poi andiamo al cinema. Ok, scelto l'orologio ed anche i gioielli, che sono tutti di Daniel Wellington oggi. Sto indossando, a parte l'orologio di cui vi parlerò tra pochissimo, l'anello che poi è in abbinamento all'altro bracciale che vedete qui, rosa e oro, e poi c'è quest'altro bracciale più sottile che invece è più simile a quest'altro anello, sempre appunto di Daniel Wellington. Sto ricevendo un sacco di domande su questo orologio, ragazzi, che è il nuovissimo Iconic Link ed è tra tutti i modelli di orologi Daniel Wellington assolutamente sicuramente il mio preferito, come vi avevo già detto nel post Instagram. È un orologio unisex ed è disponibile in tre misure. C'è la 28, la 32 e la 36, e mi chiedete in tantissimi qual è la mia. La mia è la più piccolina, è la 28. Secondo me la 28 e la 32 sono più da donna, se vi piacciono gli orologi un pochino più piccolini, mentre la 36 secondo me è più adatta un po' ad un polso più grande, ma ovviamente va molto a gusto personale. Anche sul codice sconto mi chiedete un sacco di informazioni, e sì, c'è, ed è KissandMakeup01, ve lo metterò magari in sovrimpressione, KissandMakeup01, e usandolo avete il 15% di sconto su tutto il sito, quindi su tutto quello che c'è sul sito Daniel Wellington, ma non solo, lo sconto lo avete anche nei negozi Daniel Wellington, quindi approfittate assolutamente se volete qualcosa di questo brand, usate il codice sconto. Ci tengo sempre a sottolineare e a precisare che io non guadagno nulla dai codici sconto, ma è semplicemente per farvi, insomma, risparmiare un po' se vi piacciono le cosine di questo brand, e io appunto sono super 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 felice con il mio nuovo Iconic Link. Ok ragazzi, sono pronta, ho fatto un trucco super super veloce perché altrimenti perdiamo il film. Questo è l'outfit di oggi, anche se questo vestito un po' sottolinea i fianchi, ma fa niente. Mi piace perché dietro è un pochino più lungo, anzi devo aggiungerci solo le collane ancora. Sappiate comunque che sono molto offesa e arrabbiata, ma specialmente offesa, perché Rick dice che mi devo comprare una 500 di quelle vecchie, o una 600 di quelle vecchie, perché non penso che esista nuova, o una Smart, capito? Come se io non sapessi guidare. E tutte le 500 vecchie, stra, tipo, carambolate che vede in giro, mi dice, guarda una così, tipo quella là, no? E infatti immaginavo, sì, non so se si vede, non so se si riesce a vedere, ma sta là, ecco. Sì. No, grazie, comunque, grazie, che mi... Cosa? No, dico che mi ritieni una pilota come si deve, evidentemente. Perché non te la prendi tu, scusa? Questa è anche Sporting. Perché non te la prendi tu la 500 Sporting? Non ti piace? È stata la prima. Hai detto che è comoda per. È la prima macchina che ho avuto, eh? 500 Sporting? No, 500. Ah, Sporting, sì? 500. Ah, no, grazie, no, grazie. Come no, grazie? Piuttosto vado in giro a piedi. Io il bus. Eric mi prende in giro perché vado in giro in bus. Sì, il bus a piedi. Oppure se mi prendono una macchina, prendono una macchina di quelle. No, no, manca la terza. Sportive. In bus a piedi o? In taxi. In taxi, allora la quarta. In bici? No, sì, in bici. Sì. Mai come? Mai autostop? In bici. Passeggera tua. Ah, ecco. Questo intendevi? No, vabbè, quella è il numero uno, passeggera tua. No, prendere una macchina, scusami, prendere una 500 stra vecchia, come se fossi rimbambita, scusami, eh. Quando avrò 86 anni mi prenderò la 500 da rimbambita. Adesso, adesso ho offeso tutti quelli che hanno la 500, perdonatemi, non intendevo questo. È solo che io non so, tipo un... Non so perché non conosco i nomi, però una roba tipo sportiva, tipo figa, capito? Anche se è tipo di terza mano e del 92, però... Mamma mia, amore. Figa.
Vabbè, poi quella che prenderò ti piacerà di brutto, me la ruberai sempre. Vabbè, insomma, se vedrai. Se torni a casa con un Ferrari e un Porsche, ti regalo questo. Oh, grazie, grazie. Stiamo entrando nel centro commerciale, perché qua dentro c'è il cinema, ragazzi. Questa è l'entrata. Biglietti presi, ragazzi, Joker, siamo pronti, ma adesso prima andiamo a mangiare. Guardate, ragazzi, c'è una mostra fotografica e ci sono foto di Amsterdam. Guardate che meraviglia. Questa secondo me è la più bella. Questo invece è Bruges in Belgio. Ah, questa invece è Piazza Unità, questa è Trieste. E la stazione di Milano. Quello che fa chi? È Richivita, quello che fanno il nuoto sincronizzato, cioè me. Imito Nicole, no? Perché ah, ok. Facevo il nuoto sincronizzato. Sì. Era così. Ah, ok. Ma tu non venivi a vedermi nelle gare, però? Amore, giocavo a pallone. Cosa c'entra? Potevi venire? Stiamo andando nel posto preferito di Eric. Ciao. Il tuo posto preferito? Io penso che a causa tua McDonald's non mi chiederà mai di collaborare. Ragazzi, a me piace. Oh. Io accompagno, guardo. Tu sei l'accompagnatore? Sì, sì. Disturbatore e accompagnatore? Sì. Ma ora sei felice qua di essere al McDonald's? Sì. Tanto? No, chiedo così. Cosa prendi di buono? Allora prendo un fish filet menu grande. Cosa? Fish filet menu grande, con patatine grandi, cioè sì. Non grande, con Coca-Cola zero, sì. E il panino plain, cioè solo pesce e formaggio. Sì, col cetriolino? No. Con l'insalata? No. Con le verdure? No, non ci sono le verdure, sulla salsa, schifo. E poi forse prendo anche chicken McNuggets, e forse anche un... Ma c'è il sundae? Ah sì, c'è. Guardate Nicole come deve tirare gli occhi per vedere. Penso che prenderò forse anche un gelato, o forse mangeremo le caramelle gommose al cinema. Perché dovete sapere che quando prendiamo le caramelle gommose, prima che arrivi il mio turno non ce n'è già più. Non è vero. Sì. È che tu ne prendi troppo poche. E una Coca Zero, sì. E nel panino però solo pesce e formaggio, quindi niente salsa, sì. Okay. E poi chicken McNuggets, sì. Da quanto avete? 4, 6, 9 o 20. Ma due mangio? No. Allora 4. Questo qua, questo qua. Questo è ketchup. E va. Allora hai. Ma da quando i nuggets te li danno in questo sacchetto? Io ero abituata alla scatola. 4. Patatine. 4. Forse la scatola la danno per 6. E invece il panino, come al solito, visto che me li faccio fare sempre particolari i panini, cioè in questo caso senza la salsa, devo aspettare un po'. Senza la salsa, senza le verdure, senza il cibo. No, questo panino è solo la salsa. Senza la carne. Posso? Un po' di panciotto. Fa caldo, amore. Fa caldissimo. Ed è arrivato anche il mio filetto fish. Mi dice che fai così, è buonissimo. Intanto le patatine le stai mangiando anche tu. Zitto zitto, finto di niente. Perché c'è il film e tu non finisci mai più. Eric sta guardando il libro di Ibrahimovic. Zlatan, Ibrahimovic. Zlatan. Un grande. Ah sì? Sì. Ah, ok. Proprio lui ha capito tutto. Ha capito tutto? Sì, sì. Perché? Perché ho capito tutto come si vive, sono famiglia, se deve dire qualcosa lo dice. Io so solo che è un calciatore, basta. Un calciatore forte. E lo compriamo sto libro? No, non sono sicuro, perché pensavo che fosse proprio un libro, invece è una biografia, io ho già la prima biografia. Questo è più una raccolta di Ah sì, ce l'hai, come si chiama? Io Zlatan? No, io no. Ibra. Io Ibra. Mm-mm. Non so. Sono una società che lo abbandona e poi lo tratta come bottiglia. Mi è piaciuto il film, sì, tanto. A me anche, sì. Anche a
a me tantissimo, il finale era un po' strano, cioè il titolo finale. Vabbè, non è che deve essere un finale, perché poi ci sono i battle. Pensavo fosse un film Netflix. Eric dice sempre che i finali dei film Netflix fanno schifo. Vabbè, no, però beh, è bello. Bello, bello, mi è piaciuto tanto. E questo è... ordinando ho detto una Fanta, sì, large, ed è tipo di un litro. Una cassa di Fanta. È un litro. Tra felice, siamo tornati a casa, sono già in pigiama, ma nel frattempo in realtà abbiamo filmato un video, ragazzi, in cui Eric faceva da giudice ai miei outfit. Lo vedrete presto, lo vedrete presto. E appunto nel frattempo sono, siamo tornati a casa, mi sono messa in pigiama, abbiamo filmato il video. Adesso volevo vedere un nuovo film che è uscito su Netflix, che sembra fighissimo, Influenze maligne. Eric non vuole, perché secondo me è fighissimo e lui non vuole. No, no, non mi ispira il titolo. Non ti ispira il titolo. Non ti ispira il titolo, ho letto anche la trama, è fighissima. Cosa? No, vabbè, è vero, è vero. Spesso i film mi sembrano super paurosi, fighissimi, poi li vedi e dici ma. Sì, è vero, è vero. Poi insomma, confronto con quello che abbiamo visto oggi, Joker. Beh, Joker, vabbè, ovvio, vabbè, quello è un gran film. Quello è in cinema, non è su Netflix. Veramente bello. Sì, bello. E adesso niente, penso che guarderemo Le Iene a questo punto. Gata? Gata? Vabbè. Max? Sì? Arrivo. Eccomi. Lui è super educato, Max, viene sempre quando lo chiami. Ah sì, ha mangiato. Ah ecco, bravo, che volevamo aggiornare. Sì, sì. Cosa gli hai dato? Sfilaccetti di pollo. Ti sono piaciuti sfilaccetti di pollo, gatto? Sì, Max, anche un buon odore. Sì, sì, mi sono piaciuti, meglio della scatoletta di stamattina che avevano usato e sono andato via. Tiè, che schifo, la sbobba. Ho già detto che è una battaglia tra sì, me. Sì, l'abbiamo detto, sì sì. Che Eric gli compra tutte le robe più dispendiose, costose, care e tipo fancy, no? Tipo tutte. Sì, sì, sì. E poi Max non mangia niente. Poi in casa. Annusa. E poi Eric si arrabbia e lo manda a quel paese. E a Max non mi frega niente. Io sono un gatto aristocratico, capisci? Adesso. Invece... per questo che mi devo tenere in linea e in forma, perché io sono un gatto aristocratico, non sono un gatto grasso come quegli altri là. Sono gatti da campagna, io sono, capisci? Sono un gatto da palazzo. Sì, da palazzo. Sì, i miei avi erano... è un gatto castello... pagliaccio, altro che... il castello di Miramare stavano i miei avi con Sissi e con Massimiliano d'Austria. E sì, era il mio bisnonno. Adesso ci sono io. Vabbè. Baronetto. Sì, 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 infatti. Forse settima, chiediamo ai responsabili di mettersi una mano sul cuore per aiutare un papà disperato arrivato fin qui dall'Italia per relax anche solo un minuto suo figlio. Smontante notte. Sì, Eric ha lavorato tutta la notte. E ci arriva comunicato da un portavoce curdo. Abbiamo gli orari scombinati, dai, sei anche tu in jet lag come me. Sì, io sono, sì, una volta in Giappone, una volta in New York. Andiamo. Ragazzi, mi sono appena struccata e vi sto posizionando, cioè io sempre nei posti più assurdi, vi sto posizionando sul tappo di questa bottiglia, ok? E quindi mi raccomando, non muovetevi troppo, cercate di stare fermi così non cadete, ok? Forse è anche un pochino troppo bassa in realtà, devo stare gobba, no? Forse non è il caso, ok? Non serve che voi stiate fermi perché non cadete, vi tengo io in mano. In realtà volevo parlarvi, no, devo posizionarvi da qualche parte, forse qui, posso posizionarvi se apro il cassetto del mobiletto Alex, posso posizionarvi tipo qua. Ok, così dovrebbe essere quasi decente. Vabbè, nel frattempo mi sono struccata, appunto, ecco perché ho gli occhi super rossi e soliti brufoletti, ma se ne stanno andando finalmente, grazie all'acido glicolico. Comunque, allora, ragazzi, devo parlarvi di una cosa super, 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 super importante. Già ve ne ho parlato su Instagram, ma ancora non l'ho fatto su YouTube, quindi devo farlo assolutamente. Allora, il 24 novembre, ragazzi, presso l'hotel che si chiama Gran Visconti Palace, che è in viale Isonzo 14 a Milano, dalle 10.30 alle 17.30, ci sarà un'ora di pausa libera, io... sarò insegnante per un giorno. Ok, la Comax, che è una scuola, loro organizzano dei corsi molto interessanti, molto spesso con personaggi famosi come Carla Gozzi, insomma,
sono sicura che li conoscete. Questa volta lavoriamo assieme per un corso in cui appunto insegnerò io, e il corso sarà tutto incentrato su come diventare influencer, ovvero sull'influencer marketing, social media marketing, ma soprattutto dopo 10 anni che faccio questo lavoro posso sicuramente dare consigli e anche esempi molto pratici in realtà a chi vorrebbe intraprendere questa carriera, perché ragazzi, ad alcuni può non piacere, ma è la verità, è a tutti gli effetti una carriera, è un mondo del lavoro ormai benché consolidato, è un lavoro che ti porta tante soddisfazioni, c'è tutto un mondo dietro che nessuno in realtà immagina nemmeno, e ci sono tante cose che bisogna sapere e tante cose che sono felice di avere l'opportunità di spiegare nello specifico, perché abbiamo appunto tutta una giornata in cui appunto potrò spiegare e potrò parlare o potrò rispondere alle domande, insomma, chiunque sia interessato a questo ambiente o voglia diventare influencer, e vi sto parlando di un mondo del lavoro appunto vero, reale e ormai in massima ascesa, perché è un mondo dove le aziende e dove i brand investono tantissimo, e visto che l'investimento dei brand eccetera è sempre 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 in salita, anche la riuscita, diciamo, e il successo di chi fa questo lavoro è sempre 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 più grosso. Quindi sono super 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 onorata che la Comax mi abbia chiesto di tenere questo corso. Ci sono tantissime cose che voglio dire, e voglio anche rispondere a chi su Instagram ha detto alcune cose tipo: ma Nicole, tu non hai fatto nessun corso, se ce l'hai fatta tu può farcela chiunque. Assolutamente vero, infatti tutti possono diventare influencer, ok? Ci vuole un misto di tantissime cose per diventare influencer, ci vuole un misto di tantissime cose per restare influencer. Sicuramente è vero, se ce l'ho fatta io ce la possono fare tutti, è quello che io ripeto sempre, però io magari avessi avuto qualcuno che fosse stato influencer prima di me e che mi avesse dato qualche consiglio pratico, almeno mi sarei risparmiata tanti di quegli errori che ho capito di aver fatto grazie all'esperienza. È proprio a questo che serve, secondo me, un corso del genere. Uno, a far capire tante di quelle cose che nessuno si immagina. Io sento tantissima gente che dice: voglio fare l'influencer, e poi non hanno le basi minime per poterlo fare, perché ci sono un sacco di requisiti, ragazzi, un sacco di cose che bisogna saper fare. A parte questo, ci sono tantissimi errori che tu fai nel tuo percorso, ok? Io sono 10 anni che lo faccio, ormai sono un po' più, cioè vabbè, 10 anni cosa sarà, un mese, ok? Sono 10 anni che lo faccio e sono 10 anni che faccio errori e che ovviamente, imparando a mie spese, ho capito sulla mia pelle che cosa sbagliavo, e ovviamente in 10 anni sono diventata più brava, più furba, più dura, più responsabile, più professionale, eccetera eccetera. Però ci sono voluti 10 anni per imparare queste cose. Io nel corso che terrò a Milano, tutti i consigli che io in 10 anni di questo lavoro ho imparato li darò lì in una giornata. Quindi sicuramente sì, se ce l'ho fatta io ce la possono fare tutti. Però un aiuto grosso come quello che posso dare io, perché è il lavoro che faccio da 10 anni, e imparare qualcosa in più non fa mai male. E poi a chi dice... Ho letto alcuni commenti che, vabbè, è la classica cosa che si scrive anche sotto i post della Ferragni, no? Voglio anche un po' rispondere ad alcune polemiche che sono nate su Instagram: ah, tu terrai un corso su come diventare influencer, povera Italia. Ma secondo me, povera Italia bisognerebbe dirlo quando si pensa alla corruzione che c'è nel nostro paese. Povera Italia bisognerebbe dirlo quando si pensa alla mafia che c'è nel nostro paese. Povera Italia bisognerebbe dirlo quando si vedono montagne di immondizia per la strada, nelle nostre bellissime, bellissime città. Povera Italia, ci sono tanti, ci sono tanti momenti per dirlo, ma non quando dei ragazzi e delle ragazze, come sono io, come tantissimi altri, si sono fatti di una passione, un lavoro,
lo fanno con passione da tanti anni e soprattutto lo fanno in modo onesto e senza rubare niente a nessuno, lo fanno in modo onesto e lo fanno uno per amore di ciò che fanno, perché è iniziato come una passione, almeno nel mio caso. Quando ho iniziato io non si sapeva nemmeno che sarebbe potuto diventare un lavoro. Numero due, ricordiamoci che è pur sempre, ripeto, che piaccia o no, è un lavoro, ragazzi. Pago le tasse come chiunque, sono iscritta alla Camera di Commercio, la partita IVA come chiunque, ok? Quindi ci tenevo un po' a... perché è molto semplice scrivere povera Italia. Sì, ma se tu sei in grado di guadagnare bene, aprirti una partita IVA, aprirti una tua società, essere capo della tua società, iscriverti alla Camera di Commercio, pagare le tasse, fare un lavoro onesto, mantenerti da 10 anni con grosse soddisfazioni, viaggiando per il mondo, con un resoconto economico molto buono, perché non posso ovviamente negarlo, non penso che se io voglia insegnare qualcosa a qualche giovane che magari vorrebbe seguire i miei passi, non penso che sia il caso di dire povera Italia. Forse bisognerebbe dire in bocca al lupo, perché è giusto crederci ed è giusto sapere che sì, se ce l'ho fatta io ce l'ha fatta chiunque. È proprio per questo che bisogna sempre imparare qualcosa di nuovo ed è proprio per questo che bisognerebbe forse ascoltare chi come me ha iniziato da appunto da 10 anni e forse qualcosina può insegnare, perché ripeto, si può sempre imparare qualcosa. Non sono anche tanto d'accordo con chi dice ah beh, ma allora che cosa mi laureo a fare? Ma è come dire, le assistenti di volo guadagnano benissimo, viaggiano in tutto il mondo, non è che un medico dice ah, cosa mi sono laureato a fare, perché l'assistente di volo guadagna come me o magari di più. Cioè, se quella è la tua passione, tu lo fai non penso solo per i soldi, lo farai anche perché comunque è una tua passione nella tua vita, quindi anche qui non sono d'accordo. Ma vabbè, queste cose lasciano il tempo che trovano. Comunque, finalmente per la prima volta, perché non ho mai avuto occasione di parlare appunto per tutta una giornata di che cosa significa essere influencer, ci sono cose che appunto nessuno immaginerebbe mai, ci sono tante cose che io avrei tanto voluto che qualcuno mi avesse detto quando ho iniziato, ma ovviamente l'ho imparato purtroppo a mie spese, così come tutte quelle che hanno iniziato con me, perché siamo noi i pionieri, cioè siamo noi che abbiamo aperto il mondo dell'influencer marketing in Italia o comunque nel mondo in questo tempo. Quindi per quanto mi riguarda non c'era nessuno che lo faceva prima di me, che potesse dirmi guarda funziona così, non fare questo, stai attenta a questo. Purtroppo no, nel mio caso non c'era, però magari io avessi potuto frequentare un corso per risparmiarmi tutti i problemi che io ho avuto, perché ovviamente non avevo pratica, nessuno aveva fatto questo lavoro prima di me al mondo e quindi nessuno poteva consigliarmi, e nemmeno su internet potevo trovarle le informazioni, perché non esistevano, perché nessuno aveva ancora fatto quello che stavo iniziando a fare io. E credetemi che una mano che ti arriva, dei consigli che ti arrivano da chi questo lavoro lo fa da tanti anni, fa molto molto comodo, e specialmente se si è seri nel voler intraprendere questa carriera, perché alla fine questo è, che piaccia o no, ripeto, è una carriera ed è un lavoro che ti dà molte 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 soddisfazioni, ti fa viaggiare tanto, ti fa imparare tanto, e che comunque è duro anche se può non sembrare, ma è un lavoro che ti prende la vita a 360 gradi è un lavoro particolare, e come dicevo prima ci sono tante cose nel retro, perché se tu hai una tua società, tu hai la tua partita IVA, ok, sei iscritto alla Camera di Commercio, ci sono tantissime, c'è anche tantissimo lavoro di amministrazione dietro che molto probabilmente nessuno si immagina. C'è tanto 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 che la gente non sa, ed è anche abbastanza normale che sia così, visto che sono 10 anni che questo lavoro esiste, anzi... In realtà sì, praticamente 10 anni, in realtà il primo anno in cui lo facevo io era più che altro un hobby, perché non è che avessi chissà quali ricavi economici, anzi, quindi,
quindi sì, sono molto 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 felice. Volevo un po' rispondere appunto a qualche critica che ho letto per dirvi che non sono d'accordo. Vi metterò comunque il link qua sotto nel box informazioni per potervi iscrivere direttamente al corso, che appunto si terrà il 24 novembre a Milano, ragazzi. Il prezzo è di 220 euro, ragazzi, per tutta la giornata di corso. Molti possono dire che è caro, sappiate che la Comax di solito questi sono i prezzi che ha, anzi di solito sono anche più cari. Sappiate che ho voluto io cercare di rimanere su una fascia un pochino più bassa, è per questo che il corso è in promozione, proprio perché ho cercato di farlo più economico possibile, ma ovviamente non dipende tutto da me, perché ovviamente la scuola che lo organizza ha anch'essa dei costi e dei prezzi che ovviamente ha da sempre, ok? Quindi se volete iscrivervi mi farà molto molto piacere, c'è appunto qui sotto il link. Altra cosina che volevo accennare brevemente, perché ultimamente mi stanno arrivando un sacco di richieste, specialmente dai creator più piccolini, quindi da youtuber che hanno canali più piccolini, che mi chiedono informazioni riguardo ai network, quindi questo non c'entra nulla con il discorso del corso, ok, che vi ho appena fatto. Allora, mi chiedete se sto con un network, se sì, con chi, se no, comunque mi consigli di iscrivermi ad un network, eccetera, eccetera. Allora, ragazzi, io con i network ho avuto delle esperienze molto negative inizialmente, e questa è una delle cose a cui mi riferivo prima, quando vi ho detto magari avessi avuto qualcuno che poteva consigliarmi. Ho avuto una bruttissima esperienza, addirittura uno dei network, in realtà il primo con cui ho mai firmato nella mia vita, uno dei primi, mi prendeva, pensate voi, il 50%, quindi la metà di tutti i miei ricavi, senza praticamente fare nulla. Ovviamente lì è colpa mia che non sono stata bravissima a leggere il contratto, ma ripeto, anche per questo ci vuole qualcuno che ti insegna a farlo, ok? Ci sono clausole che non capisci se non sei del mondo dell'ambiente, ok? E lì, per esempio, uno potrebbe dire, vabbè, mi ricollego un attimo al discorso del corso, ok? Uno potrebbe dirmi, 220 euro sono tanti per un corso, sì, ma lo sapete quanto io ho perso in quell'anno che sono stata con quel network che gli ho dato il 50% di tutti i miei ricavi ogni mese? Molto, molto più di 220 euro, ragazzi, ma aggiungeteci uno zero e scusatemi, mi si era spenta, non la videocamera, ma avevo la memory card piena, quindi ho dovuto svuotare qualche traccia, quindi vi dicevo, 220 più uno zero sarebbe comunque troppo poco, quindi è per questo che sicuramente è un investimento, ma ragazzi, i consigli che vi posso dare io comunque vi aprono le porte di un mondo del lavoro che non è indifferente, non è certo una carriera nel mondo dello spettacolo, quindi è pur sempre incerta, ma è sicuramente, almeno per quanto mi riguarda, una carriera che mi sta dando tantissime tantissime soddisfazioni, e che appunto è 10 anni che faccio e che va sempre 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 in meglio. Quindi insomma, ok, la smetto di parlare del corso e torno a parlare del network, perché le due cose ad un certo punto si sono intersecate. Allora, per quanto riguarda i network, sì, consiglio di essere seguiti da un network oppure no? Sì, se è il network giusto. Un consiglio che vi posso dare riguardo i network è sicuramente quello di affidarvi a un network che sia del vostro paese, perché altrimenti verrete seguiti poco o niente, almeno per quanto riguarda la mia esperienza. Io sì, sto con un network ormai da 3 anni, si chiama Greater Fool, magari ve lo scrivo, Greater Fool Network, ed è un network italiano con cui appunto io ho già firmato 3 volte, rinnovando ogni anno, quindi sono il terzo anno con loro, mi trovo benissimo. Ho fatto parte di altri 2 o 3 network in passato e con alcuni mi sono trovata bene, con altri molto male, con altri benino, ma questo è sicuramente il network con cui mi trovo meglio. Infatti appunto sono 3 anni che continuo a firmare, sicuramente anche l'anno prossimo continuerò. Posso consigliarvi questo perché so che è un network onesto, e per gli altri non mi sentirei di consigliarvi, perché mi chiedete quale network mi consigli. Questo ve lo posso consigliare, ok? Greater Fool sì, perché è il network con cui sto, mi trovo bene e appunto lo consiglierei ad un'amica, però per quanto riguarda gli altri
mi chiedete, mi fate nomi, non lo so. Molti non li conosco, sono pressoché sconosciuti quelli che mi mandate. E, altri li conosco, ma... non è che li consiglierei proprio, ecco, l'unico che mi sento di consigliare è il mio, insomma, sostanzialmente. Quindi, ecco, volevo solo rispondere a chi mi chiede se sono seguita da un network, cosa penso dei network, eccetera, eccetera. Comunque, questo è quanto per il video di oggi, mia family. Scusate questo rambling serale, queste chiacchiere, che io non mi fermo mai, ma ci tenevo tantissimo a parlarvi del corso. Scrivetemi nei commenti che cosa ne pensate, se volete altre informazioni. Comunque, mi raccomando, c'è il link qua sotto, c'è il modulo di iscrizione, e se andate ovviamente sul sito della Comax trovate anche lì tutte le informazioni. E basta, questo è quanto, vi mando un bacio grandissimo. Io mi scuso ragazzi ancora perché sto filmando video ogni giorno, ne ho due pronti perché non so bene quando caricherò questo video, ok? Ma sappiate che la scorsa settimana, io giovedì e venerdì, non ho caricato video perché nonostante li avessi pronti, purtroppo se sono video in collaborazione con qualche brand devo prima parlare con il brand prima di mandarli online, e quindi c'è questo scambio di mail eccetera che a volte è infinito e io mi ritrovo a non riuscire a caricare il video. Quindi nonostante i video siano lì prontissimi sul mio computer da caricare, non riesco a farlo perché non ho ancora finalizzato tutto quello che devo fare con il marchio. E quindi è successo sia giovedì che venerdì, questa cosa mi fa sentire in colpa, non avete idea quanto, perché mi dispiace onestamente tantissimo, e lo dico da tutto il giorno ad Eric, perché sia ieri che oggi sono mortificata, perché io quando vi prometto di fare video dal lunedì al venerdì voglio farlo, ed effettivamente i video ci sono, li ho filmati, li ho montati, sono pronti, però è andata così. Purtroppo a volte capita, e comunque sicuramente recupererò, se non questo weekend, il prossimo weekend. Così se questa settimana non ho caricato due video, la prossima settimana ragazzi dal lunedì alla domenica ce n'è uno ogni giorno, compreso il weekend, ok? Quindi questo promesso, ma probabilmente già lo saprete, o forse no, perché non so quando caricherò questo video. Però comunque volevo solo scusarmi ancora, perché l'ho fatto su Instagram, ma voglio scusarmi ulteriormente con voi, perché mi sento super in colpa. E quando mi scrivete, ma Nicole, ma avevi promesso, io non ci posso fare niente, tipo, e veramente mi arrabbio, mi dispiace tantissimo. Quindi scusatemi ancora, davvero. Vi voglio bene, un bacio grandissimo e buonanotte. Ciao.